Ciao, sono Luca Russo, benvenuti su biomeccanica.info, il progetto in Italia che tratta i temi della formazione professionale e della divulgazione scientifica sulla biomeccanica. Oggi parliamo della curva muscolare tensione-lunghezza. La curva tensione-lunghezza è uno degli spauracchi dell'esame di fisiologia del corso di laurea di scienze motorie, fisioterapia o professioni sanitarie in genere. Cosa ci dice la curva tensione-lunghezza? È una curva misurata sul sarcomero, ovvero sull'unità funzionale contrattile del muscolo, che altro non è che una piccolissima parte presente all'interno della fibra muscolare, ovvero della cellula muscolare. L'informazione che ci viene da questi studi cellulari è che per lunghezze intermedie del sarcomero si ha la massima esplicitazione della forza, ovvero praticamente il numero di ponti actomiosinici che vengono generati nella lunghezza intermedia, nella distanza dei due dischi Z del sarcomero, altro non è che il numero massimo di ponti e quindi si ha la massima potenzialità di sviluppare forza. Questa informazione è vera per quanto riguarda il sarcomero. Viene riportata questa informazione, spesso in maniera a volte erronea, al complesso muscolare in toto, senza considerare che il complesso muscolare in toto ha una serie di modifiche rispetto alle singole unità funzionali, ovvero i sarcomeri, e che queste modifiche dipendono dalla tensione dei tendini, dalla presenza eventuale di rigidità muscolari, rigidità fasciali, tessuto connettivo, punti di ancoraggio sull'osso e via discorrendo. Quindi solitamente questa curva viene riportata al muscolo in toto, ma non è un ragionamento del tutto corretto. Sulla base di questa teoria, quindi, si sviluppano i macchinari per l'allenamento definito isotonico, ovvero con delle camme, che sono delle carrucole a raggio variabile, che facilitano o intensificano l'esercizio seguendo delle curve simili a questa, ma orientate sull'intera sequenza, l'intero arco di movimento generato dal muscolo stesso. Quindi, questa informazione è un'informazione importantissima per chi si occupa di movimento umano, va compresa e va capita. E si deve stare un pochino più attenti, ed è buona prassi prendere questa informazione e adattarla al gruppo muscolare che si sta prendendo in considerazione, soprattutto quando quel gruppo muscolare non è un monoarticolare ma è un biarticolare, quindi di conseguenza avrà una complicazione dei fattori ancora maggiore rispetto al singolo gruppo muscolare monoarticolare. Quindi si potrebbero studiare per ogni gruppo muscolare e per ogni movimento delle ipotetiche curve tensione-lunghezza che sono però relative non al sarcomero bensì al movimento stesso che sto generando. Tutte queste informazioni ed altre per poter costruire le nostre curve tensione-lunghezza sono presenti sul sito biomeccanica.info.